Buongiorno a tutti. Nella pericolo precedente abbiamo visto alcune vocazioni e come il Signore risponde, vi ricorderete. È un momento in cui Gesù è all'apice, diciamo così, del successo, cioè più che altro, più che del successo, ci sono queste folle immense. Ecco, poi Gesù è conosciuto in tutto il territorio. E quindi ha bisogno, sente bisogno a questo punto di designare 72 discepoli, oltre ai 12. Prima aveva designato i 12, adesso sono 72 perché le città e i villaggi sono tanti e c'era bisogno di aiuto. Leggiamo i primi versetti. Dopo queste cose il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due davanti al suo volto in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva poi a loro: La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi fuori operai per la sua messe. A due li inviò questi 72. Perché a due? Perché nella legge di Mosè c'era scritto che la parola di un testimone non valeva, ce ne voleva almeno due persone o tre. E vedete che per testimoniare il regno di Dio, anche qua Gesù si rifà alla legge di Mosè, appunto per fare in modo che due appunto fossero più. Avessero più possibilità di essere ascoltati che non uno solo, ecco. E dice davanti al suo volto, perché ci ricorda sempre quell'espressione quando dice che Gesù indurì, ecco, rese fermo il suo volto per andare a Gerusalemme. E vengono mandati davanti a lui verso le città e i luoghi dove stava per recarsi. Quindi sono in tanti, preparano la strada alla venuta del Signore. Ecco, poi c'è questa preghiera che dobbiamo fare noi perché gli operai sono pochi. Ecco, diceva poi a loro: La messa è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messa perché cacci fuori, sarebbe letteralmente. Cercherò di spiegare questa espressione. Mandi fuori, ho tradotto, operai per la sua messa. Ecco, il verbo greco vuol dire espellere, cacciare fuori. E la stessa forma verbale è riferita anche a Gesù. Ci dice Marco, subito dopo lo Spirito Santo lo cacciò nel deserto. Marco 1,12. Gesù intende operai, cioè missionari, che sono condotti a somiglianza di lui dallo Spirito Santo. Perché il Signore ci dicono i Vangeli che era guidato dallo Spirito Santo. Ecco, quindi vedete che i Vangeli, mettendo un verbo così forte, ci fanno capire che la missione non la facciamo noi, ma lo fa lo Spirito Santo e noi dobbiamo seguirlo, anzi lasciarci trasportare, lasciarci cacciare fuori dallo Spirito Santo. Ecco, poi le preghiere per le vere vocazioni, ecco, perché mandi fuori, dice qua, ecco, dei veri missionari che siano ispirati anche loro dallo Spirito Santo. Invece, insomma, non tutti sono così. Ecco, ci sono anche quelli che fanno il mestiere del prete o del missionario, del religioso, casomai come fosse un lavoro come gli altri. E invece no, il Vangelo ci dice di no, che è una cosa estremamente seria e ci vuole molta fede, ecco, a ingaggiarsi per il regno di Dio. Poi leggiamo il versetto 3. Dice: Andate, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Ecco,
Ecco, indifesi, come vedremo dopo, e poi pacifici. Il Signore, quando manda, non mi ricordo in che Vangelo, ma quando manda i dodici, dice guardatevi dagli uomini. Non dice guardatevi dagli uomini cattivi, dice guardatevi dagli uomini, perché questo mondo è un mondo di lupi, dove vige la legge della giungla. La Bibbia pensa così, sarà pessimista, ma non lo è affatto. L'uomo è malato, ha una ferita fin dalla nascita, e se non c'è la parola di Dio a curarlo, non c'è niente da fare. Ecco. Però, appunto, dall'altra parte c'è la possibilità, appunto, di accogliere, di ascoltare, accogliere la parola di Dio e piano piano cambiare vita. Questa è la scommessa, di Gesù. Ecco, sa benissimo che li manda in mezzo ai pericoli e glielo dice, è perché li vuole mettere davanti alle difficoltà del ministero. Leggiamo i versetti 4-7, dice: non portate sacco né borsa da viaggio né sandali e non salutate nessuno lungo la via. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. E se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Rimanete poi nella medesima casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede, non passate di casa in casa. Ecco, come si fa con queste condizioni che il Signore dà ai suoi? Non si poteva portare il sacco, la borsa, i sandali, un doppio paio di sandali perché si camminava molto, e non salutare nessuno lungo la via. Sono le condizioni del ministero e che, come ho detto anche l'altra volta, abbiamo parlato un po' del ministero itinerante, il ministro, il missionario deve vivere di fede. Ne parleremo un po' negli spunti, che a noi sembra impossibile, ecco, perché ci piace, vivere nella tranquillità. Ecco, avere tutto, ecco, non avere problemi finanziari. E invece qui, il Signore dice che è proprio il contrario, e li manda nella precarietà assoluta, per tante ragioni che vedremo anche negli spunti. Ecco. E poi dice, quando entra in una casa, dice pace a questa casa, perché il missionario, ecco, è indifeso, è povero e in questo modo porta la pace, ecco, non entra con la spada, ecco, nelle case, entra disarmato e chiede solo l'accoglienza, non è che poi la chiede lui. I racconti dei missionari che abbiamo nel Nuovo Testamento ci fanno vedere che queste accoglienze sono tutte spontanee. Sono quelli che ascoltano la parola e vengono colpiti, ecco, dalla parola del Signore e accolgono i missionari per saperne di più tante volte. Ecco. Parleremo anche del dono della pace, ecco, che è molto importante perché il Signore è un dono che ha fatto ai discepoli, se vi ricordate, quando è apparso a loro dopo la sua risurrezione. E poi dice: se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Che cosa vuol dire un figlio di pace, un figlio della pace? Ecco, in ebraico, in aramaico, io lo spiego perché sennò non si capisce, il termine figlio significa il figlio naturale, ma significa anche appartenenza. Ad esempio, quando
Uno quando si dice sei figlio di 500 lire, si dice in dialetto, come per dire che ti corrompi anche per poco denaro, vuol dire che appartieni appunto a quel gruzzolo, ecco, che diventa appunto il tuo obiettivo primario. Oppure ce ne sono altre anche nei Vangeli e nell'Antico Testamento di queste formule ebraico-aramaiche, e appunto vuol dire appartenenza come il figlio della perdizione, colui che appartiene alla perdizione, i figli della giovinezza, i figli di ira, meritevoli di ira, quelli destinati all'ira. Ecco, questo è la spiegazione appunto di questa formula tipicamente ebraica e aramaica che si usava nell'antichità e anche al tempo di Gesù. E quindi il figlio della pace vuol dire un uomo che non ha mai sentito casomai parlare del regno, però desidera la pace. E allora, se ha questo atteggiamento, la vostra pace, dice, riposerà su di lui. Io ho tradotto così, se volete vedere la nota a piè di pagina, ecco, prendete, fate un fermo immagine. Però il verbo è passivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa pace viene da Dio, però viene attraverso i missionari. Infatti il Signore dice qua la vostra pace, ecco, poi ne parleremo negli spunti. Comunque vedete che ci deve essere, come ho detto prima, una sinergia tra i missionari e Dio e il Signore attraverso lo Spirito Santo, appunto. E poi dice, rimanete poi nella medesima casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Ecco, bisogna rimanere nella stessa casa. Ecco, perché appunto girare di casa in casa voleva dire anche avere casomai dei lasciti, delle offerte, averne di più. Ecco, mettersi un po' a posto il portafoglio. E il Signore dice di no, ecco, si sta in una casa, ecco, che li accoglie, poi quando hanno finito il ministero nel villaggio, nella città, si riparte, sempre come prima, senza bisaccia, senza doppi sandali, eccetera, come abbiamo detto. Poi dice questa regola, l'operaio è degno della sua mercede, che però viene da Dio attraverso la provvidenza. Certo che Dio usa anche gli uomini quando opera con la provvidenza, però viene da Dio, quindi è una parola per i missionari, che è diretta ai missionari, cioè state tranquilli perché siete operai di Dio e non vi mancherà nulla. Poi vedremo negli spunti anche dei passi dove il Signore li conforta su questo punto, che per noi è così difficile, ecco, da comprendere, però il Signore vuole che si viva di fede e di provvidenza, cioè il Signore si mette a servizio. Se tu fai bene il ministero non ti devi preoccupare di nulla. C'è anche un passaggio dove si parla appunto della provvidenza, dove Gesù dice: pensate piuttosto, procuratevi piuttosto di cercare il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Quindi la nostra preoccupazione non deve essere di tutti, anche di tutti i cristiani, non deve essere quella di tirare avanti il mese, ecco, oppure di accumulare, di preoccuparsi di questo e di quello. Dobbiamo preoccuparci solo di cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Ecco.
E poi appunto chi è che passava di casa in casa? San Benedetto stigmatizza certi frati che passavano di casa in casa appunto a cercare dei lasciti, delle offerte, eccetera, e li chiamava i frati cerconi, li prendeva in giro, ecco, non va bene, sono cose che non vanno bene. E non bisogna mai chiedere perché. Il Signore ci ha detto che l'operaio ha diritto della sua mercede, e quindi la provvidenza viene da sola, non c'è bisogno che noi la stimoliamo. Ecco, poi leggiamo gli ultimi versetti. Che trattano dell'accoglienza oppure della non accoglienza. E dice: in qualunque città entriate e vi accolgono, mangiate di ciò che vi è messo davanti, curate gli infermi che vi si trovano e dite loro: è giunto su di voi il regno di Dio. In qualunque città entriate e non vi accolgono, dopo essere usciti dalle sue piazze, dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è giunto. Vi dico infatti che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Allora il caso dell'accoglienza dice quello che aveva detto prima, però appunto. Ci sono gli infermi da curare, la predicazione, e poi si deve avvertire il popolo che il regno di Dio è già giunto. Dice: su di voi, più di così, vi è venuto in testa, vorrebbe dire. Perché? Questo non lo sanno tanti cristiani. Il regno di Dio è già sulla terra, è fatto di uomini. Sono i veri servitori del Signore, i veri devoti del Signore e non i cattivi cristiani. Però appunto ci sono anche dei fatti soprannaturali che ci indicano che il regno di Dio è già qui. In questo caso la cura degli infermi, oppure i miracoli, oppure gli esorcismi. Un uomo non può cacciare uno spirito che è un essere superiore, invece gli esorcisti lo cacciano nel nome di Gesù. Anche i sacramenti sono dei segni che il regno di Dio è già tra noi e non c'è solo il regno finale, il regno è già qua. Se non ci fosse il regno di Dio, il mondo sarebbe perduto perché. Se c'è del bene che è arrivato nel mondo, è arrivato in gran parte sicuramente dal cristianesimo, gli ospedali, ecco, la sensibilità riguardo alla pace, ecco, l'odio della guerra. L'hanno fatta anche la Chiesa la guerra, ma però la Chiesa primitiva, ecco, invece non la faceva, insegnava ai discepoli a fare obiezione di coscienza. Ecco, dopo poi gli errori della Chiesa sono un'altra cosa, ma il fatto che il cristianesimo è un fatto di pace e di vita concorde con tutti, questi sono i principi generali, ecco, che servono anche per il mondo. Oppure sapete che, ad esempio, la regola d'oro, cioè non fare agli altri ciò che tu non vorresti fosse fatto a te, si è diffusa in tutte le religioni, ma ce l'abbiamo nel libro di Tobia, nell'Antico Testamento, ce l'abbiamo in tre versioni nei Vangeli. Ecco, faccio qualche esempio, poi sì, i diritti dell'uomo, ecco, che sono stati promulgati dalle Nazioni Unite nel 48, credo, se ricordo bene, ma San Paolo diceva le stesse cose 2000 anni fa. Ecco, questo
Se poi gli uomini vogliono fare senza la Chiesa, senza i figli di Dio e senza Dio, è peggio per loro, eh? È perché i santi si sono adoperati fino alla morte, ecco, per portare il regno di Dio. E allora nell'accoglienza c'era appunto di manifestare la presenza del regno di Dio in modo concreto. Qui si parla delle guarigioni, ma c'era anche la cacciata dei demoni, come abbiamo visto quando Gesù manda i dodici. Ecco, invece quando non c'è l'accoglienza, al versetto 10, c'è un giudizio. Gesù dice: andate nelle piazze, dite, anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è giunto. È un modo di rimandare il giudizio del rifiuto, riguardo al rifiuto, ecco, di questa città o di questo villaggio, e rimandarlo a Dio. È un segno che i missionari devono dare quando non sono accolti, però ecco, lo possono fare però se hanno fatto tutto bene, come sono le direttive che il Signore ha dato, cioè arrivare poveri senza nulla, ecco, predicare il regno di Dio, guarire i malati, cacciare i demoni, eccetera. Se hanno fatto tutte quelle cose lì bene, allora se non c'è l'accoglienza si possono anche scuotere i sandali, altrimenti se si fa male che si torni a casa e si stia a casa, quella è la cosa migliore, ecco, e non fare i missionari. È un segno, quindi, però vedete che alla fine c'è questa parola: sappiate però che il regno di Dio è giunto. Non ci accogliete, però state ben attenti, perché il regno di Dio è già qua, è l'ultimo proclama che si fa a una città che non accoglie, e li si mette davanti al fatto appunto che il regno di Dio è già qui, è con noi, ecco. Poi c'è, per quanto riguarda il regno di Dio che è giunto, altri traducono è vicino, ma qui dice sopra di voi, su di voi. Se vedete qua, dice su di voi, vuol dire che è arrivato. E anche il verbo al perfetto, vi faccio vedere la nota, 2 qua, fate un fermo immagine, vuol dire che il regno è sulla terra. Infatti lo dice anche il Signore: se io caccio i demoni col dito di Dio, ecco a voi che è giunto il regno di Dio. Come ho spiegato prima, lo si vede anche dagli fatti sovrannaturali. Ecco, poi l'ultima sentenza, che sembra molto severa: vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Ecco, la sentenza finale, che sembra paradossale, ecco, c'è un giudizio, è motivato secondo la regola che dice: a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto, e a chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. Vale sia per il missionario ma anche per colui che ascolta. Vale per tutte e due questa regola. Cioè, se uno vede il regno di Dio davanti a sé, appunto con i fatti sovrannaturali e tutte le altre cose, e lo rifiuta, c'è un giudizio che è peggiore di quello di Sodoma e Gomorra, che sono state sprofondate. Ecco, e questo appunto richiama appunto questa regola che abbiamo letto qui: a chiunque fu dato molto, molto sarà richiesto. Il rifiuto di un bene supremo come il dono del regno e della vita eterna è per Gesù inaccettabile. Ecco qualche spunto. Gli apostoli, abbiamo detto che devono vivere di fede. Perché? Perché non devono trasmettere solamente una dottrina,
oppure una parola asettica, è una parola di vita e devono anche trasmettere la fede. Perché la gente guarda, guarda come vivi. Anche l'esperienza nostra, quando si va appunto in giro così, la gente ti guarda. Guarda se arrivi con la macchina grossa, guarda come predichi e guarda se tu sei un frate cercone oppure se sei uno che dà la parola di Dio gratuitamente. La gente è molto attenta e basta pochissimo per scandalizzarla. Perciò ci sono queste condizioni di Gesù che sembrano molto stringenti, ma Gesù ha perfettamente ragione. A voi ci penso io, all'operaio viene data la mercede, no? Non ci dobbiamo preoccupare. E trasmettere la fede è la cosa più importante anche per dei genitori. Guardate che negli Atti degli Apostoli, quelli che si convertivano li chiamavano coloro che erano venuti alla fede. Perché senza fede non c'è cristianesimo. Sì, si può seguire in modo cerebrale, ma non conta nulla. Chi ascolta e si converte, dopo anche lui, anche se non è un missionario, deve vivere di fede. Perché la fede è quell'anello che ci collega con Dio. Non solo nella preghiera, ecco, ma anche nei nostri atti. Quando facciamo degli atti di fede, Dio è contento. Gesù vuole la fede. Se voi leggete il Vangelo, le poche volte che vede una grande fede, Gesù esulta. E non lo dice tante volte, non fa dei complimenti a tante persone nei Vangeli, perché quasi tutti erano gente di poca fede, come dice lui stesso. Ma quando vede la fede, vede il risultato, appunto, della predicazione di tutto. Poi quando uno vive di fede è un cristiano adulto e non ha più bisogno dei maestri, ne avrà bisogno, però la fede vuol dire anche vedere il Signore e la sua provvidenza nella nostra vita. È quello il punto. Ecco, quindi ci vuole un contatto con la preghiera e poi viene fuori anche la fede. E poi noi dobbiamo fidarci, la fede vuol dire anche fiducia. Ecco, delle parole di Gesù. C'è un passaggio che vi voglio leggere che Gesù dice ai suoi discepoli quando appunto li manda a predicare. Dice, quando vi ho mandato senza borsa, né bisaccia, né sandali, vi è forse mancato qualcosa? Gli dice, risposero nulla, sempre in Luca, al capitolo 22, versetto 35. Allora vedete che la fede è anche fiducia, si parte e poi si confida nel Signore. E guardate che anche oggi ci sono dei missionari che partono con i soldi del viaggio, dell'aereo, casomai per andare in un altro continente, e poi dopo vanno avanti senza una lira, senza un euro, senza niente. E io li ho conosciuti, ce ne sono, ci sono delle comunità che lo fanno ancora, anche di laici, anche delle famiglie, è molto interessante. È gente che ha una forza eccezionale, ma che forza è? È la forza della fede. E poi il missionario stesso, quando vede la provvidenza intorno a sé del Signore, si rallegra. Io ho sentito dei missionari che raccontavano, ecco, e tanti dicono che è stato il periodo più bello del loro ministero. Quando invece poi ci si accasa in una parrocchia, non si vede così il Signore così vicino come appunto quando tu osservi queste condizioni per il ministero che ha dato Gesù e che abbiamo appena letto. Ecco, poi c'è la diffondere la pace di Cristo. Il Signore dice, vi do la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Perché? Perché la pace che c'è nel mondo è una pax romana, la pace romana. Com'era la pace romana? Sottomettere tutti in modo che poi c'era la pace, ma quella è la pace degli uomini.
Invece la pace cristiana è una pace interiore. Abbiamo visto, l'ho anche spiegato nell'esegesi del testo. È una cosa che bisogna avere dentro, la pace di Dio, eh? Bisogna coltivarla con la preghiera. Ecco, e poi la si può anche diffondere, come ci ha detto il Signore in questo passaggio di oggi. Se c'è un figlio della pace, la vostra pace, dice, scenderà su di loro. E questo è un mistero. Quante volte noi abbiamo frequentato, non so, una chiesa silenziosa dove sentiamo più pace, un luogo di preghiera dove sentiamo più pace, oppure un colloquio con un figlio della pace e ce ne accorgiamo perché siamo coinvolti appunto da questa pace che ci trasmette quello che ci parla. Ecco, questo è un grande dono, ecco, e dobbiamo tenerlo in considerazione. Ecco, la pace di Cristo non è il buonismo umano, per stare in pace con gli altri e allora dire che va tutto bene. No, ecco, per noi cristiani non è così. Ecco, verità e pace devono stare insieme. Devi essere in pace con tutti, però devi avere il coraggio, la parrisia di dire la verità del Vangelo, la verità assoluta che viene da Dio. Anche se è scomoda, come ha fatto il Signore, alcuni accoglievano, altri no. I religiosi di Israele l'hanno sempre avversato. E non hanno accolto appunto quel dono che Gesù voleva fare anche a loro, il dono della pace e della verità. E poi, appunto, come ho detto sopra, agnelli in mezzo ai lupi, ecco, portare la pace in un mondo che è una giungla, dove il più forte sottomette tutti gli altri, li sfrutta. Ecco, la pace è anche quello, insieme alla verità, rimettere a posto le cose e che il mondo non sia una giungla dove vince sempre il più forte e fa tutto quello che vuole, dove troneggia la prevaricazione, eccetera. Ecco, pace e verità sono indispensabili e anche la giustizia. Il cristiano deve portare avanti queste cose. E poi essere appunto poveri e in una situazione di precarietà, sì, bisogna dirlo. E allora la gente vede, questo l'ho già detto, comunque è molto importante anche sapere, come ho accennato, che quelli di fuori ci guardano con i raggi X. Ecco, perché l'uomo di Dio, appunto, se fa un errore può dare scandalo. Poi c'è la preghiera per i missionari. Il Signore dice la messe è molta. E cos'è la messe? La messe è tutta l'umanità. Il progetto di Dio è quello di diffondere la parola del Signore, del Vangelo, in tutto il mondo, che è un fatto progressivo. È ancora in progressione. Noi cristiani dicono che siamo quasi più di 1 miliardo, ma quelli sono i cristiani che hanno il certificato di battesimo. Gesù invece dice che siamo un piccolo gregge, ecco, appunto perché nomina quelli che sono veramente servi di Dio e che sono veramente cristiani nella loro vita. Ecco, però il progetto di Dio è questo. Finché la parola di Dio non abbia concluso il suo percorso in tutta l'umanità, non ci sarà la fine. Questo è sicuro, ce lo dicono sia i Vangeli, ma anche l'Antico Testamento e anche il Nuovo Testamento, l'Apocalisse, Isaia. Ecco. Anche nell'Antico Testamento dicevano nelle preghiere, il salmista, nelle preghiere dei salmi si dice: tutte le genti verranno a te, Signore, e a te si prostreranno. Lo sapevano già dall'antichità che attraverso il Messia
questa parola di pace e di amore avrebbe dovuto percorrere tutte le regioni del mondo e ad arrivare a tutta l'umanità. E quindi questa preghiera per i missionari è molto importante perché la messe è veramente molta e gli operai sono pochi, soprattutto gli operai che appunto osservano le condizioni del ministero date da Gesù, perché è anche più feconda la missione se si segue appunto la via della povertà, della precarietà, della pace, ecco, e della gratuità. Ecco, queste sono le cose che la gente vuole vedere. Allora ascoltano molto più attentamente la parola di Dio. Questo lo si sa che succede così. Ecco, quindi siamo tutti coinvolti, religiosi, laici e tutti, di agire da veri cristiani nel nostro micro, medio e macrocosmo, perché quando siamo a contatto con gli altri, noi dovremmo avere qualcosa di più se siamo veramente dei veri cristiani. Dovremmo avere sempre qualcosa da dire. Il mondo invece ha sempre le stesse cose. Invece la novità del regno di Dio, ecco, è la cosa che può scuotere anche i lupi. Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Pace e bene a tutti e buona giornata.